Benissimo, allora ripartiamo. È stato un intervallo anche abbastanza intenso, insomma, è stato un po' di scambi, quindi ci eravamo lasciati, se ricordo bene, sulla disponibilità che ha dato Don Nicola di valutare come parrocchia delle proposte dal basso che venissero formulate da noi. E avendo raccolto qualche stimolo, vorrei chiedervi se vi va, alla luce di quello che ci siamo già detti, ferma restando una precisazione che mi è stata suggerita, di cominciare ad entrare in quello che è il vissuto vostro e quello che pensate vi separi dal rendere possibile, quantomeno, lo studio di fattibilità di un'impresa in parrocchia. E la precisazione che volevo fare, ringrazio Antonella, era rispetto alla gratuità. Ecco, rispetto alla gratuità, quando parlavamo di gratuità, lo sottolineo perché appunto forse non sono stato così nitido nel concetto, non si intende che uno dei fondamenti dell'economia civile è, quando si parla di gratuità, è il fatto che non si debba essere pagati. Non è questo, eh. Cioè, non vuol dire che se la reciprocità, la gratuità e la fraternità sono la base dell'economia civile, vuol dire che allora chi fa l'economia civile le fa il volontario. Non è questo. Dicevo prima, ma ci tengo a risottolinearlo, che gratuità non è il cosa fai, ma il come lo fai. Per cui puoi essere gratuito nel lavorare nella fabbrica degli orologi e puoi essere non gratuito nel fare volontario in parrocchia con le persone disabili. Quindi la modalità con cui lo fai, lo spirito con cui lo fai, quel discorso che dicevamo di motivazione intrinseca o estrinseca, il fatto che tu lo fai perché trovi che sia importante e che abbia un valore quella cosa lì, e sottolineo la parola valore perché l'abbiamo citata come il filo rosso del fare impresa. Se per te ha un valore fare quella cosa lì, gli attribuisci una valenza alta, può anche non essere economica, e l'economico è quello che ti permette di mettere in campo le condizioni per erogare la tua attività. Detta un po' più chiaramente, se tu devi lavorare in un'azienda che fa gli orologi, o fai l'operatore sociale, o fai l'imprenditore, o fai qualunque attività, è evidente che devi avere una fonte di sostentamento. Perché se non hai una dimora adeguata, un'alimentazione, degli abiti adeguati, non puoi neanche generare tutto quanto. Quindi un riconoscimento, che nell'economia di mercato economico, non siamo più nel baratto, è inevitabile. Detto questo, ci sono infinite modulazioni del modo in cui tu operi, per cui puoi fare la stessa cosa. Mi viene in mente un esempio eclatante, l'insegnante. Tu l'insegnante puoi farlo come quelli che dicono: a me non interessa se mi ascoltate, io parlo anche ai muri, io faccio il mio, rispetto al programma ministeriale, faccio il mio, l'ufficio scolastico mi dice nulla, ho le firme, io l'ho detta, e non mi curo che tu abbia imparato. Questo non sta facendo l'insegnante, sta facendo danni. Oppure ci può essere la persona che nel fare gli orologi o i telefoni o le graffette con cui si tengono insieme i contratti, si cura che il collega nuovo, che il collega che è in difficoltà, che la collega che deve andare a prendere il bambino, non ce la fa, ha finito i permessi, si cura di fare in modo che si raggiunga il risultato imprenditoriale, perché sennò poi se l'azienda chiude, chiude per tutti, ma tenendo conto che l'obiettivo è quello di bene comune. Quindi che io devo provare a star bene, che l'imprenditore, sperando che sia civile, se no proviamo a civilizzarlo noi, abbia a cuore questi obiettivi e nel frattempo che le altre persone con cui lavoro stiano bene. Perché se no faccio la ruota di un ingranaggio, faccio il dente di una ruota di un ingranaggio. Non c'è neanche il governo della mia vita, non c'è neanche il governo dei miei desideri. Lavoro perché si deve e se non lavoro sono un fallito perché soltanto chi lavora ha senso. Non è possibile. Non è possibile. In un mondo in cui, se pensiamo a poco più di 2000 anni fa, chi lavorava erano quelli messi male. No? Cioè il lavoro era l'attività sporca per far funzionare il meccanismo. Chi era il vero, la figura alta? Era chi faceva la politica, era chi faceva la filosofia. Non ti sporcavi le mani con le cose. C'erano gli schiavi apposta per fare sta roba, no? Oggi sembra che invece sei
sei schiavo se non lavori, cioè sei un fallito se non lavori. Ecco, aggiungerei le argomentazioni di questa prima parte di mattinata, che lavorare non vuol dire avere un impiego con contratto CCNL a 14 mensilità. Madre Teresa di Calcutta lavorava, non aveva un contratto CCNL, ok? Non aveva un contratto collettivo nazionale. Il fatto di lavorare e di generare anche un immenso bene non passa attraverso il fatto che venga riconosciuto con un contratto. Questo non vuol dire che non puntiamo ad avere dei contratti giusti ed equi per i quali è importante lavorare, ma per dire che i soli contratti non danno la misura dell'uomo che c'è dietro, della donna che c'è dietro. Poi lavoriamo per avere dei contratti giusti che rispettino la dignità delle persone. Però non è che chi non c'ha il contratto o chi non è occupato secondo le categorie del ministero vale di meno per qualche motivo di qualcun altro. Produce meno PIL. Ok? Lui personalmente o lei personalmente produce meno PIL. La Madre Teresa di Calcutta produceva un grande PIL attraverso le opere che ha generato. Lei in sé non aveva lo stipendio che faceva Bezos o che c'ha, che ne so, Marchionne o che c'ha Zuckerberg. Cioè, però muoveva un'umanità e una quantità e qualità di beni relazionali che non so se sia facile stimarla. Ecco, partendo da questa premessa vorrei chiedere se sulle categorie che scorro qua, perché sono i temi che ci avevano detti, l'impresa e l'imprenditore, l'imprenditore e l'innovazione, quando abbiamo parlato del che significa mettersi continuamente in discussione. Ecco, questo è un punto su cui possiamo lavorare, del competere o cooperare, il generare valore, i modelli di massa critica, economia della gratuità. Ecco, la sfida della realtà, mi piacerebbe vederla poi nel pomeriggio, ma possiamo già affrontarla. Vi dicevo che seguo alcune realtà che lavorano anche in parrocchia, che sono nate da parrocchie. E sui giornali in questi giorni a Milano c'era una pesante critica da parte di alcuni parrocchiani. Se andate a cercare parrocchia di San Martino in Greco, è un quartiere di Milano, un gruppo di cittadini si è costituito in comitato perché una delle cooperative dove lavoro, consorziata con altre cooperative, tutte cooperative sociali, tutte comunque di matrice cattolica, si sono consorziate per ristrutturare una palazzina fatiscente dove fare servizi di accoglienza in convenzione con l'ente pubblico per persone con disabilità, dove accogliere un'impresa che fa lavorare donne vittime di tratta attraverso una cucina dal mondo, per cui si offrono catering etnici su scala significativa e per offrire dimora a una famiglia rom stanzializzata, una palazzina. Questa palazzina è dentro un quadrilatero, immaginate come una piazza, meno bella chiaramente, di questa qua, dove c'è una scuola, dove c'è un nido, dove c'è la parrocchia, dove c'è l'abitazione del parroco, dove ci sono insomma altre attività che funzionano e che vanno bene. Accanto a questa è uscito in questi giorni che Caritas aprirà in un ex teatro un refettorio. È una cosa grossa perché verrà Papa Francesco a inaugurarlo, prenderanno dei grandi chef tipo quelli che vanno in TV per trasformare dei cibi non utilizzati e farne una mensa per poveri, passatemi la banalizzazione, chic. Quindi i grandi cuochi faranno non, come dire, la padellata di riso scotto, ma faranno dei piatti, come dire, elaborati e sarà destinata a persone in difficoltà. Questo approfittando del fatto che c'era uno spazio vuoto nel teatro, che ci sarà Expo, che si parla di Milano, ok. Si è costituito un comitato che dice non vogliamo le persone povere lì in parrocchia, ci sarà la fila di persone marginali che vengono a mangiare. E uno gli viene la domanda e dice ma aspetta un attimo, ma siamo in una parrocchia, stiamo trasformando alimenti che andrebbero scartati, stiamo dando dignità a delle persone e accogliendo dei bisogni. Non si chiedono, cioè ne dice ti chiediamo soldi, hanno costituito il comitato che ha fatto protesta. La protesta è stata raccolta dalla responsabile di Caritas Ambrosiana. Sono state imbrattate le sedi di Caritas, della cooperativa nostra partner, con della vernice verde. E qualcuno ci leggeva anche un simbolo partitico, ma potrebbe essere anche no. E fatto sta che è intervenuto il cardinale. Il vescovo Scola è intervenuto e manderà il suo emissario. Questa sera io avrei dovuto essere presente per il nostro consorzio a ascoltare
il dibattito, saremo invece insieme, per cui avete la grave responsabilità che se la cosa va male, ecco, no, sto scherzando naturalmente, staremo insieme fino a questa sera, ci vanno i presidenti delle cooperative, quindi ci vanno le persone poi che contano realmente, però questa è un po' la situazione. Ed è curioso, quando poi andiamo a parlare di impresa civile, di gratuità, di valori, si trovano delle realtà dove in una parrocchia che ha accolto con piacere questa cosa, si è fatto un contratto trentennale per avere quell'immobile, per poterlo gestire, si è fatto un business plan che è lungo da qui fino alla fotografia in fondo, 2 anni di lavoro, tutte le 30 tavole di ristrutturazione architettonica, cioè un lavorone, il coinvolgimento delle banche, finanziatori, fondazioni, progetti, e comunque alcune persone di cui è corretto tener conto della voce, perché comunque uno che ti dice qualche cosa devi capire perché, insomma, se no non ha senso andare a fare le contrapposizioni. Stasera ci si incontrerà per capire perché in una parrocchia cristiano-cattolica si pensa che non sia giusto dare del cibo a chi non ce l'ha. Succede a Milano, non succede sul giornale di ieri, del 2 di novembre, e interviene il vescovo per dire: capisco la paura dei cittadini, capisco che è un'area dove si stanno concentrando tanti interventi sociali, parliamone insieme, perché vedremo che la paura ha delle giustificazioni, ma se le affrontiamo insieme forse si possono anche superare. Ecco, questa è un'altra modalità, quella dell'incontro, del dialogo, che richiede tempo, perché i presidenti di cooperative che fatturano 5, 7, 9 milioni di euro devono investire il tempo per stare dietro al giornale, organizzare una strategia, andare, fare, sono cose che non ti paga nessuno, non ti pagano il tempo per andare lì a fare, però è inevitabile che se vuoi fare un intervento in un territorio devi tener conto anche delle voci che pure ti sembrano magari scorrette, ma devi tener conto di quello che c'è, se no vai a imporre una realtà e non ti metti in ascolto. Invece l'idea con la quale ci stiamo proponendo di fare impresa e di fare impresa in parrocchia, considerando che la parrocchia, abbiamo detto, ha come premessa la centralità dell'uomo, allora non possiamo prescindere dall'ascolto, perché altrimenti c'è qualche uomo che soverchia qualche altro uomo, c'è qualcuno che parla e qualcuno che obbedisce. E qua stiamo pensando invece di porci su un piano di parità, con ruoli diversi, come nell'impresa. C'è l'imprenditore, c'è chi ci metterà i soldi, c'è chi fa il lavoratore. Non è che chi mette i soldi o l'imprenditore vale di meno o di più di chi fa il lavoro di prima linea. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti fratelli, dicevamo all'inizio, no? Si hanno ruoli diversi, responsabilità diverse, si hanno anche, come dire, remunerazioni diverse per la competenza, per l'esperienza, per il rischio, per tutto quello che ci sta dietro. Questo non altera il fatto che siamo tutti quanti esseri umani. Su queste premesse qua stavamo cercando di capire come fare impresa, e l'ultimo punto che volevo citarvi tra queste schematizzazioni iniziali era quello della competizione o cooperazione. Siccome ho già parlato con Emanuele prima di venire qua e ci hanno già fatto un minimo di scambio, oggi ancora venendo qua mi diceva che uno dei temi su cui poter lavorare, perché faticoso in questa regione, in quest'area, ma non soltanto in questa, vi garantisco, è quello della tendenza, specialmente in momenti di fatica, un po' a un delimitare i confini del mondo dove finisce la mia famiglia o me stesso. Quindi penso un po' a me, e dopo che ho pensato a me penso agli altri, perché comunque io le mie cose le devo, le voglio, è giusto che le abbia, poi insomma gli altri vediamo. Ecco, qualcuno di voi ha fatto latino, vero? Almeno qualcuno sì. Almeno qualcuno sì. Qualcuno ci aiuta a dire da dove viene competere, il competere, che come si può tradurre? Chiedere con, chiedere insieme. Se parliamo di competizione tra aziende, di imprese, vi veniva in mente che è un chiedere insieme o un chiedere contro? Ok, l'origine però non è chiedere contro. E chiedere insieme. Quando parliamo di competizione civile, non parliamo di uno che dà i gomiti in faccia all'altro, parliamo di qualcuno che insieme a un altro vuol fare delle cose, gli orologi,
o nel caso nostro, il servizio per le persone con disabilità o il servizio che vogliamo fare qui. Quello che diceva Pietro, vogliamo fare un servizio medico leggero qui. Ci troveremo, una volta che abbiamo analizzato tutto il contesto, i dati, i numeri, tutto quello che ci ha detto Antonella e Matteo prima, ci troveremo a fare un'analisi dei competitor. Chi lo fa già? Se no, sono autocentrato e penso che faccio soltanto io le cose, sono intelligente solo io, no? Io ho capito che c'è quel bisogno, cavolo, ho inventato l'orologio, guarda che l'hanno già fatto gli altri, eh? Cioè, mo mi trovo che voglio fare servizio. Vediamo se c'è già quella tipo e quella qualità di servizio. Se c'è già in qualità e se c'è già in quantità sufficiente. Se ci sono servizi per i disabili, per le persone con difficoltà alta, servizi educativi, servizi dopo scuola. Se io capissi dalle mie analisi, dal parlare col DON, dal parlare con tutta la rete che posso attivare, che i servizi che ci sono sono in quantità o in qualità insufficiente, allora ha senso che io mi inserisca. Vi torna? Se ne vado a fare qualche cosa che già qualcun altro fa. Se mi metto a fare qualche cosa che qualcun altro fa e decido comunque di farlo, è perché devo offrire quello che in azienda si chiama un vantaggio competitivo. Perché lo faccio se già c'è? Perché o lo faccio meglio o lo faccio che costa meno. Vantaggio di prezzo o vantaggio di qualità, di posizione. Quindi, o io riesco a fare le stesse cose e impattare meno sui costi della gente, ti offro lo stesso uguale servizio, stesso identico orologio, a metà prezzo, potresti avere un mercato, se riesci a comunicare questa cosa. Se la gente non percepisce che costando metà vale metà. Se riesci a comunicarlo, hai un mercato. Oppure fai un orologio che costa uguale, o anche di più, ma dove gli dici che se ha questo orologio qui è il più bravo del mondo. O se gli fai vedere, come la pubblicità delle macchine, che se compri quella macchina lì non c'è mai traffico. Sei sempre in montagna, col tuo compagno o tua compagna sempre felici, non c'è una macchina in giro. Io mi chiedo dove stiano quelle strade, perché quelle che vedo io non sono così, però. Se compri quella macchina sei felice. Se tu sei convinto che comprando quella macchina sarai felice, in bocca al lupo, insomma. Fai un'altra macchina. Entra nel mercato delle automobili, perché tu sai comunicare che la tua automobile fa cose che altre non fanno. Quindi o un vantaggio di contenuto, di capacità, quindi o il servizio vale di più perché ha una qualità diversa, o a parità o assimilabilità di qualità costa di meno. Questi qua sono i driver, le leve che ho quando decido di entrare in un settore. E se devo fare un'impresa, che diceva Pietro, o un'altra impresa, devo tenere conto di queste cose qua. Perché sennò il mio competere diventa un contrapporre, diventa un mettermi contro qualcun altro. E allora cercherò tutte le strade per far fuori l'altro. Cercherò di mettergli i bastoni tra le ruote. La metafora è un po' quella sportiva. Non cercherò di correre più veloce io e abbassare il mio tempo sui 100 metri per essere più bravo del mondo. Quello è il competere. È un correre insieme dove chi corre di più, si è allenato di più, un fisico migliore, alza l'asticella della competizione, abbassa i tempi, aumenta la qualità della competizione sportiva e tutti quanti devono correre di più. Perché se tutti non corrono di più, vince sempre quello. Quindi si migliora. E quindi è il processo trasformativo, è il processo di innovazione. Schumpeter era un ricercatore, possiamo dire, filosofo, economista austriaco, che parlava dell'imprenditore come innovatore. Dove l'innovazione è l'unico motore dell'impresa. Lui diceva, in tre parole, passatemi la brutalizzazione, un imprenditore è quello che fa cose che altri non fanno. Quando questo lo fa, ci guadagna, perché fa una cosa completamente nuova. Gli altri poi, vedendo che lì chi fa quella roba lì guadagna, lo imiteranno. E se prima c'era soltanto uno che faceva gli orologi, il primo che li ha fatti, ha fatto il botto, diciamo. Tutti quelli che hanno copiato hanno abbassato i margini di quello, perché c'è più competizione. Quindi quello guadagnerà sempre di meno finché non guadagnerà nulla, perché ci saranno così tanti produttori di orologi che non ci guadagni più così tanto a farli, fino, teoricamente, a non guadagnare nulla. E questo accadrà finché qualcuno non rivoluziona di nuovo e farà l'orologio fluorescente o col cinturino in gomma. E chi lo fa fluorescente per primo venderà di più se saprà comunicarlo. Finché tutti lo imitano abbassando i costi, allora devi inventarti l'orologio che parla. E poi ti inventi l'orologio che dialoga col telefono. E poi ti inventerai l'orologio con le ali, non lo so, ma
innoverai, ecco, l'imprenditore è quello che continua a innovare. In questo senso la competizione, per quello abbiamo parlato di alcune categorie psicologiche che sono l'interno, esterno rispetto alle motivazioni e alle fonti di gratificazione. Se mi metto in una dinamica di continua problematizzazione di me, certo che è faticoso, certo che non è opportuno farlo da solo, se no me le canto e me le suono. È opportuno che lo faccio con qualcuno che mi faccia quantomeno da specchio, che mi dica hai perso il contatto con la realtà, sei ambizioso o sei scriteriato. Ok? Quindi questa competizione, questa possibilità di confronto con altri e questo lavorare insieme con qualcuno per fare le cose meglio è una competizione civile, è una competizione che ci interroga, ci chiede di fare dei cambiamenti e di essere in una dinamica di prontezza. Cioè non aspettare che gli altri facciano, che qualcosa accada, che accada quella cosa lì, che si muova il vicino, l'amico, la parrocchia, l'ente pubblico, che altri facciano. Ma mi metto in una dinamica dove io devo promuovere delle cose, io mi devo muovere. Se faccio questo, son già ben avviato nella dinamica di competere come correre insieme. Perché mi metto nelle condizioni, visto che già il mondo cammina e già delle cose ci sono, di fare delle cose che altri fanno, ma voglio provare a farle a modo mio, cioè auspicabilmente meglio, o che costino meno alla collettività. Allora è una competizione sana. E questa competizione sana non è in contrapposizione alla cooperazione. Perché alza il livello dell'asticella, prova a far correre l'atleta più veloce, ma non mi impedisce di allenarmi con l'altro con cui corro. Quindi io posso allenarmi tutta la settimana, tutto il mese, con quello con cui alla domenica farò la gara e spero di batterlo. E tutte le volte che perderò, mi sentirò dentro quel pungolo a dire devi fare un po' di meglio, devi alimentarti meglio, devi fare più vita all'atleta, devi fare qualche cosa di meglio, così puoi vincere anche tu. E diventa un miglioramento. Attenzione, è molto rischiosa questa leva, cioè, ho visto che vuoi dire una cosa, Matteo, ti lascio subito. È molto pericolosa questa modalità quando il confine di senso è io. Se il confine è l'io o il noi nel senso di quelli uguali a me, cioè un io proiettato, quello che si direbbe nella Caritas in Veritate la filia, cioè l'amore verso quelli che sono simili a me. Il club privato degli amici, scusate che brutalizzo alcuni concetti, ma per essere chiaro poi li approfondiamo se volete, allora il cooperare, il competere è fatto perché io e noi facciamo la nostra cricca contro qualcun altro, a qualunque costo. Se l'orizzonte è il bene comune, per chi non c'era inizio mattina abbiamo detto che l'obiettivo dell'economia civile, la felicità pubblica dell'imprenditore civile è il bene comune, allora mi sforzerò non per fregare te, perché se mi sforzo per fregare Matteo, gli do le gomitate se riesco. E se è più forte me le gomita lui. E facciamo a pugni. E non usciamo bene, perché corriamo ugualmente veloci, ma tu me fatti. Se l'obiettivo è correre più veloci per dare uno spettacolo più bello al pubblico, allora anche perdere mi diventa motivo per migliorarmi, non per annientare lui. E lui mi diventa un concorrente. Lui mi diventa un avversario. Qualcuno che mi avversa, qualcuno che mi contrasta nel raggiungimento dell'obiettivo di essere il meglio. Non è un nemico, è un avversario. È qualcuno che mi dà la misura di dov'è la qualità, di qual è, come dire, la regola d'arte per migliorarla continuamente. Se io penso al bene comune, allora cercherò di fare gli orologi più belli, che costano meno e che inquinano meno, e che fanno meno male a portarli, e che rispettano l'ambiente. Se io penso a fare gli orologi non in quest'ottica, li faccio semplicemente più belli o che costano di meno, per fare i soldi io, o al meglio per fare i soldi io, pagare bene i miei dipendenti e avere un'azienda molto bella, di cui io sono il capo, di cui io sono il leader, di cui la gente dirà che è bravo il dottor Vitali perché è il leader di quell'azienda lì, lui è il vero leader, non per il bene comune. E allora mi devo fare la domanda su perché ho fatto quella roba lì, perché volevo gli applausi, perché è quella che ho fatto io. E soltanto se la faccio io, sono un protagonista, io vale? Perché se lo fa l'altra parrocchia, no. Ma mica, piuttosto che fargliela fare l'altra, la faccio male io. Ma non prima gli altri. Ecco,
C'è da stare attenti anche a che queste categorie qua che stiamo attraversando non sono degli assoluti. Ce li decliniamo rispetto al senso che abbiamo detto all'inizio della mattinata. Cioè rispetto... Sono io che suono? No. Cioè rispetto alla direzione e al significato che voglio dare. Quindi se la direzione e il significato è il bene comune, la competizione e la cooperazione prenderanno una piega a quello finalizzati. Se l'obiettivo è il mio benessere e il soggetto della frase sono sempre io, allora farò delle cose anche particolarmente virtuose, ma dove la ricaduta positiva sarà un accidente di percorso. Se mi va bene, per fortuna, come se esistesse la fortuna, allora faccio delle cose belle per il pubblico. Se no, oh, business is business. Io ho fatto il mio, dentro la legge, inquino, rovino, e pazienza, pagherò più imposte perché ho inquinato. Matteo, volevi dire qualcosa, vero? Guardante il fatto che comunque l'imprenditore se butta un prodotto, se crea un prodotto e poi lo lancia, e quindi poi di conseguenza ci potrebbe essere la competizione, comunque l'imprenditore per andare avanti deve sempre rinnovarsi, creare prodotti originali. Quello stavo soltanto pensando. Certo, ma vedete, io quando sono venuto in aereo, ho sfogliato in quei pochi minuti di lucidità alle 7 di mattina che ho avuto, il catalogo dell'aereo. E c'erano gli orologi, perché gli orologi ce lo sono gli orologi oggi. E c'era il marchio Lambretta degli orologi. Lambretta era la moto che usava mio nonno per andare in giro. Ma Lambretta è passata alla gestione cinese e non fa più soltanto gli scooter, simili a quelli che si mette a fare gli orologi. Cede la royalty sul marchio perché ritiene che sta cercando di innovare. Montblanc faceva soltanto le penne con sulla la cosina, il Monticello bianco, ma fa una quantità di prodotti. Ferrari faceva o gli spumanti o le macchine, a seconda di come siete abituati a bere o andare in giro, fa tutta una serie di altre cose, cioè sta allargando. Ma quanti esempi? Eni che faceva? Faceva idrocarburi, mostra nel riscaldamento e le assicurazioni. Cioè si allarga la filiera dei prodotti dove uno dice intervengo. Perché? Perché ho fatto lo studio che faceva Matteo e Antonello. Più possibilità. Dici, io ho già una rete. C'ho qualche milionata di clienti, mi attacco con qualcun altro, so che quando vado a fornire l'energia elettrica, so che quando vado a fornire il riscaldamento, quali sono i problemi? Te scoppia il tubo, succede il problema, il cortocircuito, salta le robe, ti faccio l'assicurazione. Vuol dire stare in ascolto del bisogno e usare la rete. Se lo fa l'Eni, che non è proprio piccolina come azienda, cioè ha senso che ci interroghiamo su queste cose qua e che le reti naturali o che abbiamo creato per altri motivi, le proviamo a intersecare anche con altri pensieri, cioè, tipo diceva Pietro, ma perché c'è questa, che ne so, tutti i medici di Lecce, banalizzo, sono tutti occupati tutto il tempo, non ci sono laureati in medicina che potrebbero dare del lavoro, e piuttosto che non fa nulla, finché non sei remunerato, lo fai dicendo, quando ci saranno utili, quando ci saranno risorse, mi pago. Intanto, piuttosto che niente, aiuto gente. Giuramento di Ippocrate, qualcosa l'ho fatto, no? Per cui intanto aiuto gente, intanto mi tengo vivo, intanto muovo facendo delle cose, magari qualcuno si ricorderà di me per dire, ah, che bravo sto medico, vedi che conosco uno che potrebbe pagarti per fare dei servizi. Intanto muovo. Cioè, si tratta però di coordinare sta roba qua e non è facile. Non serve essere medico, cioè la sta pensando Pietro, che non è medico, la stiamo pensando insieme, non sono medico, scusami? Giuseppe Moscati. Ok. Altri esempi? Tu sei, non c'eri prima, vero? Ti chiami? Maria. Maria. Possiamo dare voce a questo bene, prenderlo a modello per tutti quelli che dicono non c'è niente da fare. Il bello dell'anonimato è, come dire, la sensibilità e la cura del non voler essere arroganti. È il bello di dire lo faccio non per essere riconosciuto, che è una grande virtù. Il rischio è che se ci sono tante cose in questo modo
e qualcun altro, non i protagonisti che magari giustamente sono anche rispettosi e non vogliono fare pubblicità, ma se diamo voce a queste esperienze e dimostriamo a chi sta perdendo la speranza che invece si può fare, allora quell'esperienza diventa importante, virtuosa, di impatto diretto e un moltiplicatore indiretto perché innesca potenzialità di persone. Educare che vuol dire? Permettere alle persone di raggiungere il loro potenziale. Cioè il potenziale che abbiamo, quello è. Più di quello non possiamo fare. Raggiungiamo il massimo potenziale, non lo raggiungeremo mai. Ma mettiamoci in quel percorso lì di mettere in discussione, tirar fuori, animare. Allora nascono idee. Allora se stessimo insieme 3 giorni facciamo sì un'azienda. Facciamola il business plan di un'azienda. Poi vediamo che magari non sta in piedi. Però vengono fuori reti, cose, pensieri. Io conosco quello che aspetti, io ho l'amico, però anch'io ho... Si tratta di coordinare questi pensieri qua e avere un po' di tempo e un po' di voglia di mettersi qua a ragionarle. Però è questo il modo in cui si può fare impresa, in parrocchia, perché siamo in parrocchia, ma un'impresa che sta sul mercato. Cioè quando si dice impresa in parrocchia ci vedo la virtù dell'impresa che è radicata, non l'impresina, quella piccolina, perché tanto se chiudiamo in perdita ce li mette il Don Nicola. No, ti entra come socio il Don Nicola, semmai. Non è che ti copre le perdite perché tu non sei un buon gestore, perché non hai fatto bene i conti, perché c'è la famiglia che comunque, sa, lo stipendio non faccio nulla perché non abbiamo clienti, però, sa, sarebbe una forma di assistenzialismo. Perché deve darli a me e non a un altro questi soldi, Don Nicola? Facciamo un'impresa, chiediamogli di aiutarci a farla partire. Lui, i suoi contatti, le persone che conosce, qualche volontario che può far partire, qualche consulente gratuito che ci fa lo studio, il business plan, piuttosto che il commercialista che non ci fa pagare 2 anni. Vale 10-15 mila euro sta roba qua, che pagheremmo. Magari non è Don Nicola, magari è Antonella, magari è Pietro. Che attivando dire, ma la linea orizzontale, vi ricordate? Parto da qui, devo arrivare lì. Ma sono attraversato da una serie di costi. Ragazzi, chi può mettere questo? Chi mette il commercialista? Ne conoscete qualcuno che è un buon commercialista, ma non ha tutto l'orario saturo e per un'impresa così ci sta? Conoscete un notaio che magari anziché a 1.800 euro lo fa a gratis, o ti dà 1.800 euro perché ha la parcella e poi ti fa la liberalità di ugual valore? Quindi non ti costa niente. C'ho qualcuno che mi dà gli spazi? Sono tutti costi in meno. E vedo che la mia idea che aveva 12 punti vuoti, mi manca il commercialista, il consulente del lavoro, il tributarista, gli spazi, già 4 li ho messi in piedi. Poi mi serve la gente che lavora. C'è qualcuno che non ha la giornata satura di lavoro e delle competenze? Magari non io, lo posso chiedere a qualcuno. Magari non io, Maria la conosce. E mettiamo insieme i pezzi. E allora facciamo un'impresa. Ma nel senso proprio facciamo l'impresa. Aziendale e l'intrapresa che è una... che comunque è una piacevole avventura sociale, relazionale, economica, e che contiamo che stia in piedi, perché genera più valore di quello che costa, e dà lavoro e dà speranza, e dà quell'idea di futuro, non a 6 mesi, ma dice, se rischiamo tutti e funziona bene, può andare avanti anche 20 anni, forse anche di più. Se tutti dicono, io non parto se non ho il tempo indeterminato, non facciamo mica l'impresa. Ah, io non parto se non... io ci ho messo 20 ore di lavoro, l'Antonella 10, Magari Antonella c'ha una situazione che è diversa dalla mia. E 10 ore sue sono molte di più delle mie 20. Sempre in quei 2000 anni fa ci dicevano che i 10 centesimi di quello povero sono magari di più dei 3 euro di quello ricco. Non era proprio così termini, ma insomma, ci siamo capiti. Sto parlando troppo io, scusate, mi entusiasma il clima. No, vi prego, reagite su queste cose, idee, contrasti, pensieri, proposte, perché poi nel pomeriggio le affrontiamo una a una. Non ti ho ancora sentito parlare, per cui neppure tu. Figurati. Microfono. Quante volte in una comunità parte un'impresa a scopo di aiutare le persone, poi invece ci guadagnano?
Il soggetto di questa cosa, chi ci, cioè l'impresa ci guadagna, ma... persone che comunque partecipano nella comunità, che sono partiti come aiutare il prossimo, invece poi ci guadagnano. Diventa scopo di lucro. Spero di non essere troppo violento. Io ci starei a fare un'azienda così. Cioè, se ci fosse un'azienda che mettiamo insieme noi, qua, oggi, la costituiamo oggi, che mentre aiuta le persone in difficoltà, o fa orologi, migliora il mondo, fa lavorare gente e fa un botto di soldi con la collaborazione della parrocchia, io direi, la mia laica benedizione gliela darei a questa cosa qua, perché genera più valore di quello che sottrae. Se invece questa azienda c'è qualcuno che si piglia un botto di soldi e qualcun altro che viene pagato in nero 4 euro all'ora, allora è un'altra cosa. Cioè, danneggia la comunità. Ecco, allora non stai distribuendo in maniera equa, non ti stai curando di come benefici tutti, allora c'è qualcuno che si fa mantello o scudo di questa cosa, lo faccio per gli altri, non lo fai per gli altri, per te lo fai. Quante volte a livello nazionale succede? Io credo... O a livello locale? Moltissime. A livello psicologico qualcuno che penso ne mastichi un po' potrebbe dirci che è abbastanza difficile dire io non lo faccio per me. Tu lo fai per te. In ultima istanza, per chi lo fai? La virtù sta nel fare le cose che gratificano te, ma nel fare bene degli altri, nel far questo, nella reciprocità. Puoi fare le cose che fanno star bene a te e basta. Puoi vederti la partita da solo, in televisione, ti piace il calcio. Puoi prendere il televisore, lo porti in parrocchia, ti metti qua in questa sala, fai vedere la partita e metti qua 30 ragazzini, ciascuno col suo papà. E dici, facciamo una bella cosa, mezz'ora prima della partita. Quali sono le cose che vi irritano se ve le fa la squadra avversaria? Che perdono tempo se stanno vincendo, che fanno falli brutti, eccetera. Facciamo l'elenco. Adesso vediamo la partita e facciamo tipo il tabellino, non dei gol, il tabellino dei comportamenti che riteniamo sbagliati. Vediamo insieme una partita con 50 bambini, facciamo un processo educativo. Facciamo un progetto, lo presentiamo in regione, magari ci finanziano anche. Vedere le partite con i papà e i bambini finalizzate a farne educazione. E poi diamo le pagelle ai giocatori, ma non perché ha fatto gol. Se ha fatto gol e, ad esempio, ha morso la spalla a un giocatore italiano che stava in difesa, magari quel giocatore lì, uno a caso, Suarez, quello che ha morso Chiellini, è un fenomeno. Però quella partita lì gli do 3, perché è stato un fenomeno, ma ha fatto una cosa incresciosa. Quindi, secondo il tabellino educativo ha preso 3, bocciato. Non si può fare, hai sempre visto la partita. Ti ha rubato mezz'ora in più per condividere le regole e convincere papà a venire giù. Non ci vuole tantissimo, ci vuole voglia però. E una TV che veda la partita, possibilmente non piratata. Cioè, si possono fare delle cose, delle piccole iniziative che generano, che fanno. 3 volte che vedi le partite, salta fuori qualche papà che sa fare qualche cosa. C'è da intonacare, c'è da pulire, c'è da fare. Ragazzi, abbiamo visto la partita insieme, dai, mettiamoci su un cappellino di carta, andiamo a sistemare le cose. Perché deve pagare 10.000 euro il don di un'azienda for profit? Ma ben venga il for profit se lo usa bene. Un'azienda che non conosco, quando in difficoltà economiche risparmiamo 10.000 euro e li mettiamo nel capitale per fare la cooperativa. Non è che se paga l'impresa fuori è brutto, sennò le imprese non sarebbero in piedi. Ma se non ho risorse a sufficienza, quei 10.000 li destino a questa comunità. E quei papà le diranno, cavolo, ma il mio vedere le partite, essere uscito la sera anziché comodamente in ciabatte e dire quello che voglio, è scomodo star lì attento, il taccuino, cioè, è un po' una menata. Però è con tuo figlio. Da questa cosa qua nasce una ricaduta positiva, dove magari ti fanno dopo scuola a prezzo calmierato o gratis per tuo figlio. Tu hai aiutato a pitturare, qualcuno ha fatto. È la reciprocità. Ma io papà non ho aspettato che il don mi dicesse nero su bianco, con bollo e in cartapecora, guarda che se vieni a fare l'attività educativa, domani io ti darò servizio gratis. No, tu cominci a fare quello. Credici, fidati, getta le reti, mi verrebbe da dire, ma è un po' di piaggeria adesso che hai fatto il titolo. Tu muoviti, innescati, e se tu inneschi, qualche cosa salta fuori. Piccolo aneddoto, ho fatto un intervento più contenuto di questo, per fortuna loro,
in un comune vicino a Milano, in provincia di Monza e Brianza. Un'ora e mezza l'economia civile, invitato dalla diocesi, eccetera. Una giornata che non volevo andarci, vi confesso, era un sabato, pioveva che Dio la mandava, come sempre quando piove del resto. E ero in moto, me la sono presa tutta. Sono arrivato, cioè volevo bene alle persone che mi hanno invitato, avevo promesso, sono andato. Ho fatto l'intervento, ero contento di come è venuto al di là del viaggio. Mi fermano tre persone. Una persona è un dirigente di una banca, oggi è iscritto al corso della scuola di economia civile dove lavoro e lavoro nel CDA e come docente. Entusiasta, facciamo delle cose. Aveva nella sua parrocchia una persona sfrattata, doveva uscire, non voleva andare in comunità, abbiamo attivato la mia associazione, lui non ha avuto un costo, questa persona oggi è in comunità. Gli altri due erano due imprenditori, erano i dirigenti di un consorzio di cooperative. Ve la faccio breve, nel giro di 6 mesi di incontri con questi ragazzi qua, loro hanno messo a disposizione gratuita della mia associazione 3 appartamenti in classe B, che sono appartamenti nuovi, molto belli, in Brianza. Hanno detto, Ivan, se va bene questa, te ne diamo altre 17. Il valore commerciale di questa operazione, se fate conto che un affitto di un immobile come quello, di un appartamento, sono 600 euro al mese in quella zona, 600 euro per 12, 7.200, se facciamo 20 appartamenti, sono 145.000 euro circa. Hanno detto, te li diamo gratis. Che bello. Un grandissimo gesto di generosità e di liberalità, perché hanno sentito che c'era qualche cosa di interessante. Non ci paghi l'affitto. Se no il gioco non è mica ve la raccontavo, no? Il gioco bello è che tu ascolta, facciamo un contratto dove stabiliamo degli step. Noi aiutiamo delle persone in difficoltà, persone sfrattate, mamme sole con bambino, persone in uscita da percorsi comunitari, ad avere dimora. Se questa cosa qua ci rende di più di quanto ci costa, una parte di quel margine te lo pago come affitto. Perché tu mi hai consentito di fare questa cosa qua. Perché non devo coinvolgere te in una restituzione di reciprocità? Perché tu non ti devi guadagnarci da sta roba? Mi stai aiutando, voglio aiutare anch'io te. Se no c'è quello in alto e quello in basso, e quello in alto aiuta quello in basso. E io posso solo batterti le mani e dirti grazie. Ma allora non siamo uguali. Invece abbiamo costruito un'operazione di dignità degli enti e delle persone, dove addirittura loro permettono alle persone ospitate di accedere al credito bancario aiutandoli loro. E dire, una persona che è sfrattata, loro si impegnano ad aiutarla ad avere affidabilità bancaria. Assurdo, no? Se costruita, stiamo firmando il contratto in questi giorni. Partendo da, Ivan, tu hai parlato di emergenze abitative, noi abbiamo degli appartamenti che potremmo utilizzare, ma non voglio che mi dai solo tu. Voglio darti anch'io qualcosa. E allora generiamo. E se questa cosa funziona, allora poi diventerà una politica del comune di Milano, della provincia di Monza Brianza, finché esisteranno, e generiamo benessere. Perché quell'altro capisce che tu dici voglio darti qualcosa, non lo fai a fine speculativo. Dici, ma come sei matto che vuoi dare i soldi tu? Perché non vuoi guadagnarci di più? Perché magari aiuti un altro ente. Perché io conosco il mio ente e gli voglio bene e penso che siamo bravi. Ma quanti ce ne sono di enti bravi? Mica soltanto a me devi darli. Se facciamo così, non è un po' meglio. Si possono fare, vi dico, mi è capitata, non ho fatto lo studio strategico di andare a intercettare le persone, mi è capitato, mi hanno fermato loro. Non ci ho messo nessuna imprenditorialità in questo. C'è stato un innesco coincidente e poi abbiamo lavorato insieme. Vi dico, ci sono state dentro 80 ore tra incontri, contratti, studio dell'ATS, studio dei dettagli, dei livelli, dettaglio esatto di come ripartire le spese, i costi, le utenze. Ci sono cose molto concrete. Io ti do l'immobile, ti do la cosa, ma se metti dentro una mamma per 6 mesi, che fai? L'utenza le intesti alla mamma o le intesti all'associazione? Se la mamma sta dentro 6 mesi, ogni 6 mesi fai la voltura? Beh, se le intesti a lei è un segnale forte. Sì, ma se dopo 6 mesi finisce il progetto educativo con lei e lei non vuole più uscire da quella casa, che fai? Sono cose molto concrete, che però vanno tenute conto. Se no dici, che bello, facciamo progetti dove aiutiamo nella emergenza tante mamme, 6, 10, 12, 18 mesi massimo il progetto, e poi la persona sta dentro 5 anni. Poveretta, magari ne ha bisogno anche, ma aiutiamo la persona a innescare i suoi comportamenti, perché tante altre hanno bisogno.
Se noi aiutiamo tanto 3 persone, ma tutte le altre stanno sempre a dormire per strada. E inneschiamo, è nata da un incontro come oggi. Per cui, magari nascono cose belle anche tra noi. No, sono cose concrete che stiamo facendo, sì. Chi sono? Io... È sorprendente perché lei all'inizio, cioè tu all'inizio, grazie, hai detto di essere un bocconiano. E... Ho sto difetto, che chiedo scusa, insomma. Ma... Nel senso... È sorprendente vedere come tu hai usato la Bocconi e non ti sia fatto usare dalla Bocconi. Io ci ho imparato molte cose, devo dire. Ho una famiglia molto semplice che ha fatto molta fatica, solo che era una fascia di reddito così bassa che pagavo di meno in Bocconi che in Cattolica. E per quello ho scelto la Bocconi. Beh, costava di meno che in Cattolica, per 50.000 lire all'epoca. Poi ho fatto altre scelte, ho fatto un missionario laico in Brasile per 4 anni, e ho fatto altri studi in Brasile di psicologia, come dicevo prima. Ho avuto persone significative che hanno attraversato la mia vita, alcune delle quali, l'unico autore di cui ho letto tutti i libri non è Wilbur Smith, ma Luigino Bruni. È l'unico autore che ha fatto più di 2 libri di cui li ho letti tutti. Luigino Bruni, che ha fatto dei libri che a me hanno cambiato la vita. Cioè, oggi è un amico, è un professore di economia, è uno dei 2 professori più significativi in Italia di economia civile, lui è Zamagni. E lui insegna a Roma, scrive il suo Avvenire sulle 24 ore. Cioè, ho visto che quel pensiero lì poteva diventare azione. Mi sforzo con la mia modesta capacità di trasformare in azione quello che credo essere un valore vero. La cosa pazzesca che succede, ultimo aneddoto, abbiamo lavorato con un altro ente piccolo, dove dobbiamo fare un bando sul volontariato. L'associazione che io dirigo è un'associazione di solidarietà familiare. Non poteva partecipare al bando volontariato. Quell'ente di volontariato è un ente bello, che fa delle cose fantastiche. Non sa fare i progetti. Ho detto, Carlo, fai una cosa, facciamo il progetto insieme. Cosa vuol dire? Tu vieni da noi, tu parla, dimmi cosa vuoi fare, noi scriviamo, io e altri colleghi scriviamo, ti diamo in mano il progetto fatto. Tu lo presenti, io non posso farlo. Lo presenti tu, vinci. E tu cosa ne prendi in cambio? Un giorno ci darai qualche cosa. Va bene, Carlo vince il progetto, innanzitutto ci fa fare 2.000 euro di lavoro. Poco, certo, però intanto talato questa roba. Carlo ti presenta una signora simpatica, 70 e pochi anni, viene a conoscere un lavoro importante che facciamo in una zona molto pericolosa di Milano, ti parla, ti incontra, ti dice, dopo 2 anni, questa signora, insieme a Carlo, ti dice, vieni con me in una cittadina della Brianza, ti vuol far vedere una cosa. La cosa era una casa, una villetta, di 400 metri quadrati su 3 piani, con un giardino di 600 metri quadrati. Dice, sai, io ho pensato a tante organizzazioni, volevo darla a voi, incomodato gratuito. Dice, ascolta, una roba così vale 800.000 euro. Potresti chiedere un affitto da 40.000 euro all'anno, che non potremmo mai pagare. Perché la dai a noi? Non ti preoccupare, così. Dopo un anno di tira, molla, aspetta, non riusciamo, c'è da ristrutturarla e tutto quanto, dice, guarda, avevano cambiato idea. Beh, era troppo bello che te la potesse dare. Ve la dono. Davanti a notaio, atto tra vivi, la signora Tina ha donato l'associazione con voi questo immobile che vale 888.000 euro perito. Da cosa è nata la cosa? Abbiamo fatto un lavoro, il lavoro tecnico per fare il progetto a Carlo, se ci avesse pagato tutte le ore, 1.000 euro valeva, esagero. Ci ha fatto fare 2.000 euro di lavoro e ci ha messo in una rete di contatti, io mai mi immaginavo che ci, cioè, manco sapevo che c'era la signora Tina, mai avrei pensato che potesse nascere, però si innescano delle relazioni, si prendono delle gran tramvate, come si dice a Milano, cioè, dai dei progetti, facciamo, magari a volte qualcuno li presenta, prende i soldi e tu cucù. Però inneschi dei rapporti, inneschi delle relazioni. E quando funziona, il centuplo. Allora dice, questa economia qua è quella generativa, è quella che funziona. E se funziona in Brasile, in favela, ci ho fatto 4 anni, e funziona a Quarto Giaro, vi chiedo di aiutarmi a capire perché non può funzionare a Lecce. Se ci mettete l'anima a voi. Se aspettate che venga io, non parte più, sto a Milano, ragazzi, cioè, vengo volentieri a trovarvi pure con l'aereo della mattina presto. Però deve partire da voi. Qualcuno può aiutarvi, ci sentiamo, troviamo i modi.
però nascono delle cose, vi giuro, per me sorprendenti, e che non hanno un senso economico secondo la razionalità economica della massimizzazione del profitto. Carlo poteva pigliarsela lui la casa. Carlo poteva intestare alla sua associazione, Carlo è presidente di un'associazione che non naviga nell'oro, prendeva l'immobile, lo vendeva non a 800.000, perché tra la perizia e la verità c'è un 20-30% di distanza, pigliava 600.000 euro e per 30 anni faceva le sue attività bello come il sole. Carlo ha deciso di mettere in contatto con noi la signora e di rinunciare lui un immobile che valeva così per darlo a noi. È matto Carlo. Secondo la razionalità economica, è matto. È matto? Boh. Se volete ne parliamo dopo pranzo. Temo che sia ora di andare.